Da piccola nei boschi e nei prati creavo storie e interpretavo situazioni. Crescendo la magia è finita e quando mi sono sentita spostata e spaesata, l'ho ritrovato in tutte le sue forme. È finzione e sogno che sconfinano. È rumore e silenzio. Ed entrambi portano al raccoglimento, al rapimento, all'attenzione. Quindi non si fa finta di essere qualcun altro, ma si mette se stessi all'interno degli altri. Già, è come quando i bambini giocano, fanno finta di essere gladiatori romani e combattono con spade immaginarie. O come quando le bambine versano il tè alle bambole. Un altro punto di vista, una discesa negli spazi più profondi. È un'avventura con un punto di partenza, ma senza sapere dove andrai a finire. A volte così leggero, a svolazzare, altre pesante, immobile, triste, allegro, invisibile, piccolo, gigante, musicale, macchinoso. E ogni volta che lo apri ti fa sentire il calore del ritorno a casa. Libera di muovermi dentro la mia anima, di esprimere tutte le mie debolezze e il rammarico accumulato negli anni. Rialzarmi è stata una battaglia. Ho iniziato a vedere mani tese. Credo di averle accolte tutte. Una mano tesa è stata l'esperienza del teatro.